Quindi, di cosa parleremo oggi? Ovviamente il tema appunto è Kubernetes, quindi innanzitutto vi ringrazio per essere qua. Diciamo che appunto in realtà questa sarebbe l'ora dell'aperitivo, soprattutto adesso che hanno riaperto, diciamo per chi è in Italia, insomma, sarebbe bello. Ok, per chi volesse le slide, potete ottenerle a questo link bit.ly, quindi bit.ly soft-crafters slides, poi lo mostrerò anche alla fine. Innanzitutto, però, vorrei partire, diciamo, con un piccolo sondaggio. Quindi, io in realtà in questo momento non sto utilizzando Menti, magari lo utilizzerò la prossima volta. Potete effettuare, diciamo, la scansione di questo codice QR con il vostro telefono, sarebbe l'ideale, e votare. Per chi invece volesse chiaramente utilizzarlo dal computer, può anche andare su slido.com con il codice appunto 933 66 e aspetterei, diciamo, qualche secondo adesso per avere, diciamo, un'idea, ecco, questo è interessante per poter capire il livello, diciamo, di profondità anche che si può dare in questo talk. Magari direi di aspettare a raggiungere. Eravamo 29, dai, direi meno 15, aspettiamo magari i 20. Per ora, allora, quindi circa si comincia a delineare che circa il 60%, quindi più della metà, non ha nessuna esperienza, quindi siete nel posto giusto perché sarà un talk abbastanza introduttivo. Per fortuna, per il momento non c'è ancora nessuno che ha un'esperienza, diciamo, di almeno 6 mesi o di un anno. Sicuramente vi dico, vi annoiereste. Quindi, diciamo, va bene, il 40%, diciamo, ha iniziato a studiarlo, quindi diciamo che il pubblico è perfetto. Ok. Una piccola introduzione. Quindi lavoro più o meno in questo settore da una decina d'anni. Sono tornato in Italia da circa 2 anni, anche se in realtà adesso, vabbè, con il nomadismo digitale, in realtà non mi trovo in Italia, ma diciamo la residenza ufficiale è lì. Prima, appunto, sono stato 9 anni in Svizzera tedesca a Zurigo e poi ho deciso, diciamo, di tornare in Italia per via, appunto, di una buona offerta da parte di Red Hat. E poi in realtà ho deciso a gennaio di quest'anno di intraprendere la mia carriera di freelance. Uno dei primi progetti che, diciamo, è partito con il mio freelancing è la creazione, quindi, del primo corso in italiano su Kubernetes per principianti su Udemy. E dopo, come vedrete, ci saranno anche dei voucher. Allora, partiamo. Allora, diciamo che si può partire da un'introduzione di come è stato gestito quindi il ciclo di rilascio e di sviluppo degli applicativi. Possiamo partire quindi dalla parte sinistra. La parte sinistra, diciamo, fa vedere quindi dei server dedicati, dei server fisici bare metal, che era quello che avevamo alcune decine d'anni fa, sostanzialmente. In quel caso avevamo cicli di rilascio abbastanza lunghi. Molto spesso anche anni. Questo perché? Perché chiaramente era necessario fornire, effettuare la manutenzione dell'hardware, tutto ciò poi quindi che sta al di sopra, quindi l'installazione del sistema operativo, le dipendenze, effettuare le patch di sicurezza, mantenere tutto aggiornato, più chiaramente il deployment dell'applicativo vero e proprio. Quindi sono state introdotte all'incirca all'inizio degli anni 2000, è stata introdotta la tecnologia degli hypervisor da parte di VMware. Questo quindi ha permesso sostanzialmente di virtualizzare l'hardware e di disaccoppiare l'hardware dal sistema operativo. Quindi questo ha dato una prima spinta, diciamo, a essere un po' più agili e a ridurre un pochino i cicli di rilascio. Chiaramente non era, anche se viene ancora utilizzata, chiaramente non è la maniera più efficiente in termini diciamo, di impacchettamento degli applicativi. Le macchine virtuali sappiamo che sono un pochino pesanti, ingombranti, e chiaramente avere tante macchine virtuali poi utilizza un po' di risorse in più perché
abbiamo più copie del sistema operativo. Quindi sono sostanzialmente arrivati i container. I container hanno spostato, o meglio, hanno aggiunto un altro, diciamo così, layer di virtualizzazione, che è quindi nella parte destra in questo caso. Il layer di virtualizzazione adesso è all'interno del kernel del sistema operativo Linux, che quindi ci permette di creare container, che quindi sono la modalità attuale per effettuare quindi la delivery degli applicativi impacchettati con un'alta densità in maniera efficiente. E questo ha permesso di ridurre ancora i tempi per i rilasci degli applicativi. Nei casi migliori, anche nel giro, diciamo, di pochi minuti. Ora, abbiamo detto quindi, abbiamo fatto un'introduzione teorica a cosa è successo nell'ultima decina d'anni. Che cos'è un container esattamente, per chi avesse qualche dubbio? Come lo spiegherei a una persona che magari è nuova nel settore? Un container non è altro in sostanza che un processo all'interno del sistema operativo. Che secondo me può essere visto come un processo che ha degli occhiali per la realtà virtuale. Quindi il processo cosa succede? Vede una realtà un pochino diversa da quella reale, all'interno quindi del sistema operativo stesso. Questo come? I container quindi esistono per via delle funzionalità del kernel Linux che si chiamano i cgroups e i namespaces. Questo che cosa succede? Ci permette quindi di isolare sostanzialmente questi processi. Ok, sappiamo che gli sviluppatori sono molto entusiasti dei container. A mio avviso, perché? I container quindi sono portabili, quindi li possiamo far girare sulla nostra macchina locale o anche sul cloud. Esso diciamo, possono essere trasportati e il codice funziona sempre allo stesso modo. Quello che cambierà magari sarà la configurazione esterna. Quindi, chiaramente, attraverso i container abbiamo una strategia, si possono, diciamo, utilizzare strategie di deployment che sono più cosiddette agili e sono ovviamente la strada per chi volesse lavorare con i microservizi. Cosa vediamo qua? Qua vediamo il porto merci di Rio de Janeiro. Perché? Far girare un container, un paio di container su una macchina è abbastanza semplice. Il problema arriva quando? Quando noi dobbiamo far girare decine, centinaia, migliaia di container, magari su batterie di centinaia o migliaia di macchine virtuali. In questo caso, chiaramente, è necessario orchestrare i container, quindi per decidere dove dovranno girare, per poterne effettuare i rilasci, per poter verificare che siano sempre in funzione, per poter scalare gli applicativi e così via. E quindi ci serve un'infrastruttura per poterli gestire. Lo standard ormai che si è affermato negli ultimi anni è Kubernetes. Kubernetes, quindi, ovviamente, essendo l'orchestratore di container più popolare, che cosa fa? Fa girare, chiaramente, gestisce container, supportando diversi container runtime. Inizialmente supportava solamente Docker, poi è stato chiaramente evoluto e adesso supporta diversi tipi di container runtime che sono, diciamo, compliant con la cosiddetta Container Runtime Interface. Teniamo presente che di recente, tra l'altro, è stato deprecato Docker. Ora, Kubernetes è ovviamente ispirato dall'esperienza di Google, che lavora con i container già da una quindicina d'anni, e può essere installato sia su ambienti on-prem, ma anche chiaramente sul public cloud. E sul public cloud, in aggiunta, ci sono diverse soluzioni che sono gestite. Ora, qual è secondo me la cosa, il concetto fondamentale più importante per Kubernetes? Che cosa vediamo in questa slide? Allora, se partiamo dalla parte destra, vediamo quindi il nostro orchestratore di container, la nuvoletta verde, il nostro Kubernetes sostanzialmente. Ora, la cosa più importante per noi, come sviluppatori soprattutto, è poter astrarre l'infrastruttura sottostante,
Cioè, a noi non interessa che tipo di macchine virtuali, diciamo, facciano girare i miei microservizi. Non mi interessa il cloud provider dal punto di vista da sviluppatore. A me interessa, quindi, se prendo gli utenti che stanno sulla parte sinistra, a me interessa interagire in qualche modo, generalmente attraverso le REST API, interagire con il nostro cluster. Dirgli, questo è il mio applicativo, fallo girare. Andiamo a vedere un minimo, insomma, di introduzione all'architettura di Kubernetes. Questo è uno schema semplificato che è, secondo me, lo schema importante per, diciamo, le basi per uno sviluppatore. Partiamo dalla parte sinistra. La parte sinistra che cosa vede? Come nel caso precedente, abbiamo gli utenti. Gli utenti, abbiamo detto, possono interagire con il cluster Kubernetes in alcuni modi. O interagendo direttamente con le REST API, che è un caso un po' più raro, oppure utilizzando la cosiddetta Command Line Interface, quindi la kubectl. Oppure, per i più pigri, ci sono chiaramente anche delle interfacce grafiche. Ora, quindi, gli utenti vanno a utilizzare il nostro cluster. Il nostro cluster è costituito da due componenti fondamentali. Nella parte centrale vediamo i cosiddetti nodi master. Per semplicità ne vediamo uno. E poi abbiamo i nodi worker, ok? Quelli verdi, che sono sostanzialmente i nodi sulla quale girano gli applicativi. Andiamo un attimo ad approfondire la parte centrale, quindi il nodo master in questo caso, che può essere pensato come il cervello di Kubernetes, colui che ha l'intelligenza. I componenti fondamentali quali sono? Ne vediamo quattro all'interno del master. Tre, come vedete, sono di colore rosso e uno è una sorta di giallino. Perché? Perché i componenti rossi sono quelli che stanno necessariamente sul nodo master o sui nodi master, ovviamente. Il componente giallo è quello che, essendo la persistenza, può, e in genere nei contesti chiaramente di alta affidabilità, viene portato fuori. Ora, per semplicità, in questo momento ci riferiamo a un'installazione semplice. Quindi, che cosa abbiamo? Primo componente partendo dall'alto, l'API server, abbastanza semplice, il componente che espone le REST API. Quindi, è il componente con il quale sostanzialmente interagiranno i nostri utenti. Etcd, che è un key value store di tipo distribuito, e che serve appunto per lo storage permanente delle informazioni del nostro cluster. In questo caso è all'interno del nodo master. Abbiamo poi il componente scheduler. Lo scheduler va a effettuare appunto la schedulazione dei nostri workload, dei nostri microservizi, e andrà a scegliere attraverso la valutazione di diversi parametri, andrà a scegliere il nodo più adeguato. Ora, abbiamo poi i controller. I controller sono appunto un gruppo di diversi applicativi che ci permettono di fare che cosa? Portare il cluster verso la situazione, verso, diciamo, lo stato desiderato. Questo perché? Perché Kubernetes è un sistema dichiarativo. Quindi, cosa succede? Noi, come utente, andremo a dirgli, questo è lo stato che io voglio raggiungere, voglio far girare il mio applicativo con questi microservizi, con un certo numero di repliche e così via. I controller, chiaramente sono tanti, ognuno con una specifica funzione, andranno a portarci verso lo stato desiderato per iterazioni successive. Abbiamo poi sulla parte destra, come abbiamo anticipato prima, i componenti verdi, che sono i nostri nodi worker, sono i nostri muscoli. Quindi i muscoli che ci permettono di far girare gli applicativi. In questi nodi worker è evidenziato un componente. Questo componente si chiama kubelet. È generalmente un agente che viene fatto girare come daemon sui nodi worker e ci permette quindi di interagire con l'API server per far sì che i nodi si aggancino al nostro cluster, ma ovviamente ha anche altre funzionalità. Chiaramente la più importante è quella di interagire con il container runtime. Per semplicità, pensiamo all'interazione con Docker. Ok, abbiamo detto, Kubernetes
Kubernetes è un sistema di tipo dichiarativo, quindi abbiamo la definizione dei nostri oggetti e il cluster convergerà verso lo stato desiderato. Ok, come andiamo a esprimere lo stato? Lo stato viene espresso generalmente attraverso delle definizioni YAML, che in realtà possono chiaramente essere rappresentate anche come JSON. Andiamo a vedere la risorsa fondamentale, quindi la risorsa che appartiene, come tutte le risorse, alle API di Kubernetes, il pod. Il pod in natura è un gruppo di balene e, come si può intuire, nel caso di Kubernetes, il pod è un gruppo di container. Gruppo di container che appunto inizialmente erano container Docker, ma l'importante è che siano dei container, quindi conformi agli standard. Ora, il pod quindi è un gruppo di uno o più container che vengono schedulati insieme in maniera atomica sul nostro cluster, ok? Il pod, teniamo presente, è un'entità effimera. Perché? Perché ci può essere un deployment, perché l'applicativo può andare in crash, perché i nodi, le macchine virtuali sottostanti possono andare in crash. Quindi sono entità che sono pensate come entità che possono andare e venire sostanzialmente. Quindi possono essere up o down. Lo scheduling. In questa immagine vediamo la rappresentazione di un potenziale cluster Kubernetes, molto semplice anche in questo caso, nel quale che cosa vediamo? Il nostro nodo master, il cervello, e alcuni nodi worker, quindi i muscoli. Il nostro master, con la sua intelligenza, che cosa ha fatto qua? È andato a schedulare un pod, rappresentato qua in verde, è andato a schedularlo su una macchina, perché probabilmente aveva le risorse necessarie per farlo girare. Nel caso questa macchina dovesse andare giù, il master, dopo un certo intervallo di tempo, andrà a rischedularlo su un altro nodo. Questo è lo scheduling. Ora, andiamo a vedere un minimo il concetto di pod. Può sembrare difficile, ma in realtà non è poi così complesso. Che cosa vediamo in questa immagine? Allora, la parte esterna, quindi in azzurrino, è sostanzialmente la nostra macchina virtuale, il nodo. La parte, diciamo, in verde è il nostro pod. Che cos'è un pod, abbiamo detto? Il pod è un gruppo di uno o più container, quindi infatti abbiamo container 1, container 2 e container numero 3. Ora, questi container come comunicano? Questi container comunicano su localhost. Questo perché? Perché essi appartengono allo stesso namespace del kernel Linux. Quindi sono agganciati allo stesso namespace all'interno del kernel. Ora, i container non condividono solo l'interfaccia di rete virtuale all'interno del sistema operativo, ma anche lo storage. Ok, quindi qua abbiamo rappresentato il nostro pod, in questo caso con tre container. Abbiamo detto il pod è una risorsa dell'API di Kubernetes, viene generalmente rappresentata in YAML. Che cosa vediamo qua? La definizione di un pod molto molto semplice. Il pod è Nginx, che vedrete molto spesso, soprattutto nel caso, vogliate fare la certificazione, quindi CCAD, come Certified Kubernetes Application Developer. Ora, qua che cosa vediamo? Nella riga numero 2 vediamo che quindi è una risorsa di tipo pod, benissimo, appartiene all'API standard V1 di Kubernetes, al pod sono associati dei metadati, ok, e ha delle specifiche. Nelle specifiche vengono in questo caso definiti uno o più container. In questo caso, alla riga 9, vediamo un container Nginx, quindi il nostro caro web server. Fino a qua, niente di complesso. Ora, vediamo il concetto di namespace di Kubernetes. Teniamo presente che questo non è il concetto di namespace del kernel Linux. Questo è un concetto delle API di Kubernetes che serve a partizionare il cluster in maniera logica. Quindi, ad esempio, qua noi vediamo il nostro cluster,
che viene partizionato in tre namespace evidenziati con colori diversi. Per che cosa vengono utilizzati in namespace? Generalmente, utilizzi classici possono essere, ad esempio, condividere il cluster tra diversi team, ok? Oppure avere diversi ambienti su un cluster, ad esempio ambiente di test, ambiente di staging. Teniamo presente che abbiamo parlato quindi del pod, l'unità di scheduling che viene associata chiaramente ad un namespace. Ok, di che cosa abbiamo parlato fino ad adesso? Abbiamo quindi introdotto il concetto di cluster Kubernetes, abbiamo visto le unità di scheduling, il nostro pod, e abbiamo visto come partizionare il nostro cluster in maniera logica. Ora vediamo la prossima slide. Ok, quindi se funziona, anche in questo caso c'è un piccolo quiz, vediamo un po' chi sarà il più bravo. Allora. Potete unirvi sostanzialmente a questo quiz, ok? Facciamolo ripartire, dovrebbe andare a funzionare anche in questo caso. Ok. Qua facciamo unire un po' di persone. Fatemi sapere eventualmente se ci sono dei problemi, chiaramente io sono in ascolto. Però chiaramente non riesco a vedere in questo momento Zoom e la chat. Ok, vedo che si stanno aggiungendo un pochino di persone. E tra un po' iniziamo un quiz, ecco, per vedere se, insomma, se i concetti sono abbastanza chiari. Ok, prima domanda. Potete rispondere chiaramente dal vostro telefono. Quindi, qual è la nostra risorsa fondamentale schedulata su Kubernetes? Ok, 87% quindi ha risposto pod, 13% kubelet. La risposta corretta è il pod. Ok, l'unità di scheduling di Kubernetes è il pod, che è un gruppo di uno o più container. La kubelet, teniamo presente che cosa era invece. La kubelet è l'agente che gira sui nodi e che ci permette di interagire con il container runtime e chiaramente anche con l'API server. Prossima domanda. Quali tipi di nodi, quindi, costituiscono un cluster Kubernetes? Come nodo, chiaramente si intende la tipo la macchina virtuale. Ok, l'83% ha risposto correttamente. Anche in questo caso, allora, la seconda risposta, quindi 17%, nodi master e kubelet. Chiaramente i nodi master fanno parte di un cluster, sono la nostra intelligenza. Le kubelet, ripeto, sono degli agenti che girano sui nodi worker, sulle macchine virtuali worker. Quindi la risposta corretta era la numero 3. Ora, ultima domanda per questo piccolo quiz intermedio sui namespaces. Ok, vediamo un po'. Dividere in maniera logica un cluster. 95% per fortuna ha risposto correttamente. Il 5% in ogni caso ha capito che stiamo isolando gli applicativi, però c'è una precisazione. Di default, i namespace non sono un isolamento di sicurezza. Questa chiaramente la dobbiamo configurare noi, attraverso altri tipi di oggetti aggiuntivi, come ad esempio le network policies, per evitare ad esempio che certi tipi di workload, quindi, possano comunicare al di fuori dei namespaces. Vediamo un po'. Allora,
vincitori sono quindi Fabio, Luca e Mario, quindi medaglia d'oro, argento e bronzo. Ok, possiamo continuare con le ultime slide prima della demo pratica. Ok, introduciamo adesso il concetto di labels e selettori, quindi selectors. Che cosa sono? Le label non sono altro che quindi dei metadati che vengono assegnati, che vengono associati agli oggetti, come ad esempio i pod, ok? E vengono utilizzati per che cosa? Per poter raggruppare e cercare questi oggetti. Ad esempio, nel caso dei pod, possono essere cercati perché? Per essere inseriti, ad esempio, nel pool di load balancing, quindi nel pool di bilanciamento, ad esempio, dei bilanciatori all'interno di Kubernetes, che andremo a vedere. Ora, abbiamo detto, quindi, permettono di cercare e raggruppare i pod. Andiamo a vedere un piccolo esempio. In questo caso vediamo quattro pod, ok? I pod, quindi rosso, verde, quello giallo e quello blu. In questo caso i pod hanno associate delle label, che sono appunto delle coppie chiave valore, ad esempio app, my app, phase, prod, role, backend. In questo caso, ad esempio, voglio filtrare i pod di backend, quindi andrò a utilizzare la label azzurra e andrò a selezionare i due pod a destra. Supponiamo di voler selezionare i pod dell'ambiente di test, ad esempio. In questo caso andrò a filtrare attraverso la label verde e andrò a raggruppare i pod in basso. Quindi, questo era il concetto di labels e selectors. Andiamo a vedere ora un altro concetto fondamentale, quindi il concetto di deployment. Questo perché? Perché sostanzialmente è difficile vedere dei pod, è più raro vedere dei pod in isolamento. Capita, ma generalmente vengono associati ad un deployment. Il deployment che cosa fa? Ci permette di assicurarsi, utilizzando in realtà un altro oggetto sottostante, quindi che ci siano un certo numero di repliche di un applicativo in funzione. Ok? Quindi voglio tre repliche del mio web server, ad esempio. Attraverso il deployment, il Kubernetes riesce a garantire che tre repliche stiano in funzione. Secondo tema, permette diverse strategie di rollout, quindi di rilascio degli applicativi. Di default ne abbiamo due e andremo ad esaminarne una, quella più comune. Giusto, quindi per completezza, le due strategie quali sono? Quella di rolling update, quindi un rilascio graduale e controllato dell'applicativo senza downtime, oppure la seconda è il concetto di quindi recreate, ok? Quindi un rilascio nel quale viene spento il deployment precedente e rilasciata la nuova versione. Quindi questo probabilmente generalmente è più rapido, ma è caratterizzato da un piccolo downtime. Ok, andiamo ad esaminare quindi la prima funzionalità. Abbiamo detto garantire che un certo numero di repliche, quindi un certo numero di pod di un applicativo, il nostro microservizio che gestisce il carrello di un e-commerce, abbia un certo numero di repliche, ad esempio. In questo caso vediamo tre repliche, come è evidenziato, e vediamo appunto tre pod che appartengono al nostro deployment. Abbiamo detto il nostro deployment in realtà chiaramente si avvale, quindi utilizza un oggetto sottostante che si chiama replica set, ma per questo contesto iniziale non è importantissimo. Quindi abbiamo tre repliche. Arriva il Black Friday. Che succede? Dobbiamo scalare verso l'alto perché prevediamo più traffico. Andiamo ad incrementare il numero di repliche a 4. Come vedete è partito un pod, è ancora rosso perché in questo adesso è ancora nella fase di startup, si sta diciamo avviando. Non appena sarà pronto, eccolo qua, adesso il pod è in funzione, abbiamo 4 repliche come desiderato. Andiamo a vedere ora la parte di rilascio, una diciamo delle due, quindi rolling update e recreate. La rolling update è quella più comune generalmente. Che cosa abbiamo in questo caso?
abbiamo sulla parte quindi sinistra, abbiamo il nostro deployment. Ok? Il deployment, abbiamo detto, ha tre repliche e stiamo utilizzando l'immagine del container che si chiama hello1. Ok, a questo punto vogliamo fare che cosa? Vogliamo rilasciare la versione V2. Andiamo perché chiaramente abbiamo dei bug da risolvere e per poter rendere felice il nostro cliente andiamo a rilasciare la versione V2. Che cosa succede? In questo caso il deployment andrà a creare un nuovo replica set, ok? Quindi un nuovo gruppo di pod e andrà, abbiamo detto rilascio graduale in questo caso. Andrà a scalare gradualmente i pod dalla sinistra alla destra. Andiamola a vedere. Quindi abbiamo ora due pod a sinistra e una a destra. Viene acceso un altro pod a destra, ok? E mano a mano vengono spenti i pod vecchi sulla sinistra, fino ad arrivare a una situazione nella quale l'applicativo è stato rilasciato. Chiaramente, se ci fossero problemi, tac. Possiamo sempre effettuare un rollback. Ok. Andiamo ora a introdurre il concetto di service. Che cos'è un service? Un service non è altro, quindi, che un load balancer, quindi un bilanciatore virtuale che sta davanti ai nostri pod. Nel caso, quindi, abbiamo ad esempio un gruppo di pod. Questo perché? I pod, abbiamo detto, sono entità effimere e i pod hanno indirizzi IP che non sono stabili, ok? Quindi serve un endpoint, serve un indirizzo IP stabile. E questo viene garantito dal concetto di service, quindi la risorsa dell'API di Kubernetes che si chiama service. E ce ne sono di diversi tipi. Generalmente la differenza tra i tipi è che cosa? Il fatto che il service esponga magari un gruppo di pod solamente all'interno, ad esempio di Kubernetes, o magari con concetti un pochino più avanzati, magari anche all'esterno del nostro cluster. Andiamo a vedere quindi con un'immagine anche il concetto di service. Che cosa abbiamo? Abbiamo il nostro cluster Kubernetes e abbiamo il nostro nodo master, l'intelligenza di Kubernetes. Chiaramente in uno scenario reale ne avremo più di uno. Abbiamo i nostri nodi worker, ok? Che fanno girare gli applicativi. Infatti abbiamo i nostri tre pod, numero 1, numero 2 e numero 3. Questi tre pod, magari che appartengono, quasi sicuramente appartengono ad un deployment, sono esposti all'interno del nostro cluster, quindi possono essere raggiunti attraverso questa sorta di bilanciatore virtuale davanti a essi, che va quindi a smistare il traffico generalmente con un algoritmo di tipo random, quindi di tipo casuale. Ok, ricapitoliamo brevemente che cosa abbiamo visto in questa seconda parte. Abbiamo visto quindi le label, quindi i metadati, abbiamo visto il concetto di deployment per un gruppo di pod e abbiamo visto il concetto di service per il bilanciamento all'interno del nostro cluster. Ora, volevo fare un paio di domande ulteriori per poi passare alla demo. Quindi, una domanda che è questa chiaramente sul deployment. Quali sono, abbiamo detto, le due strategie di deployment di default garantite da Kubernetes? Facciamo passare qualche secondo. Ok, direi di andare avanti. Wow, tutti hanno risposto correttamente. Benissimo, quindi abbiamo due strategie, rolling update, quella graduale, senza downtime. No, ecco, questo era uno scherzo, sono sicuro. E poi abbiamo la recreate, quindi con un piccolo downtime. Ora, blue, green e canary. Per chi ha fatto, diciamo, questo scherzo, allora la Blue Green e Canary sono strategie di deployment avanzate, chiaramente, che
non sono, chiaramente possono essere realizzate, ok, all'interno di Kubernetes, ma non sono le strategie di deployment di default che vengono garantite, quindi dall'oggetto di tipo deployment. Ok, seconda domanda, quella domanda finale. Relativamente quindi ai nostri service, ovviamente, come vengono individuati i pod che appartengono al pool di bilanciamento di un service? Aspettiamo anche qua qualche secondo. Ok, direi più o meno ci siamo. Allora, la maggior parte hanno risposto correttamente. Questa era una domanda un pochino più cattiva, diciamo, perché è stata trattata poco in queste slide. I pod, quindi, vengono selezionati attraverso i selectors, quindi attraverso i selettori di label, che venivano appunto utilizzati per cercare e raggruppare i pod. Non vengono utilizzati i nomi dei pod, perché non sono stabili, sostanzialmente, e cambiano, e vengono generati in maniera pseudo-casuale, diciamo. Gli indirizzi IP nemmeno, perché non sono stabili. Ora, come avevo anticipato all'inizio, da qualche mese ho lanciato, diciamo, su Udemy il primo corso, totalmente in italiano, diciamo per principianti, dev, DevOps su Kubernetes. Per chi fosse interessato, può iscriversi in questo form, questa piccola landing page che ho creato o attraverso il codice QR oppure andando sul link quindi, che c'è sotto, quindi la subscribepage.com Software Crafters. Poi chiaramente lo farò vedere anche all'inizio, alla fine, scusate, tenete presente che questi voucher saranno validi fino a lunedì mattina, quindi saranno validi per 5 giorni a partire da oggi. Ok, ora la parte demo. Speriamo, in questo caso io prego sempre nella parte demo, è generalmente la parte più difficile di una presentazione perché ci sono mille cose che possono andare storte. Andiamo a vedere innanzitutto la connettività sul mio cluster Kubernetes. Ok, quindi ci siamo. Allora, io sono connesso in questo momento a un piccolo clusterino per giocare, che generalmente, diciamo, questi cluster gestiti utilizzo Google Kubernetes Engine, che non è, diciamo, il più economico sicuramente, però mi permette di sperimentare in maniera rapida, quindi creare e buttare giù cluster molto rapidamente. Chiaramente ci sono soluzioni molto più convenienti, soprattutto magari se ce le gestiamo noi. Ok, quindi abbiamo il nostro cluster, in questo caso Kubernetes 1.19. Partiamo. Abbiamo detto per interagire con il nostro cluster che cosa facciamo? Utilizziamo la kubectl, quindi la nostra CLI. In italiano viene chiamata spesso come CLI. Io adesso per motivi di semplicità e di rapidità, che cosa ho fatto? Mi sono creato un alias, quindi K, e in questo caso, ad esempio, posso andare a vedere i pod nel namespace, ok, di sistema kubesystem, ad esempio. E in questo caso andremo a vedere alcuni pod di default che girano, ok, su Google Kubernetes Engine. Ne abbiamo diversi. Ad esempio, i primi sono responsabili per il networking all'interno di Kubernetes. Qua riconoscerete chiaramente la nostra aggregazione, raccolta, quindi dei log. Si vede ad esempio un server DNS all'interno di Kubernetes. Questo perché? Perché Kubernetes ha la risoluzione interna dei nomi, quindi DNS, che vengono associati ai services. E un altro po', diciamo, di pod. In questo caso, essendo una versione gestita, non vediamo direttamente i componenti del master, quindi scheduler, API server, etcd, i vari controller.
Ok, che cosa possiamo fare? Andiamo a vedere i namespaces, ok, che sono qua. In realtà, se vogliamo essere veloci, possiamo anche scrivere le abbreviazioni e queste saranno utilissime per chi volesse poi fare la certificazione CCAD, perché là il tempo sarà fondamentale. Abbiamo quindi diversi namespaces per il partizionamento del cluster. I primi tre sono eventualmente, cioè sono chiaramente di sistema. Abbiamo poi un default namespace, che è un namespace appunto di default se non viene specificato nient'altro. Andiamo a creare un primo namespace di test. Ok. Andiamo a creare il namespace crafters. Ok. E ci andiamo a posizionare su questo namespace, su namespace con CubeNS. Ok. Andiamo a vedere. Ovviamente non abbiamo nessun pod all'interno del namespace crafters. Ok. Il namespace, abbiamo detto, è anch'esso una risorsa di Kubernetes, rappresentata generalmente, può essere rappresentata in YAML, e qua, ad esempio, ne vediamo una rappresentazione YAML del nostro namespace. Quindi qua, ad esempio, vediamo kind namespace, appartiene all'API v1. Ora, andiamo, in questo caso, a creare un primo pod. In questo caso, per semplicità, andrò a utilizzare quindi la maniera cosiddetta imperativa, quindi andrò a creare dei pod utilizzando la kubectl. Quindi con il comando, ad esempio, k run, quindi kubectl run, facciamo girare un pod nginx, ad esempio, classico per la certificazione CCAD. L'immagine del container utilizziamo nginx latest, ok? E lo facciamo girare. Il pod è stato creato. Andiamo a vedere. KGET pod. Come vedete, qua è stato creato un pod nginx, ok? Che è nello stato running. Sta girando da 4 secondi, chiaramente. In questo caso, come vedete, questa colonna viene aggiornata con il passare del tempo. Se volessi loggarmi all'interno di questo pod, potrei fare kubectl exec, magari in maniera interattiva, ok, nel pod nginx, andando ad esempio ad aprirmi una shell. In questo caso sono all'interno del container nginx, quindi all'interno del pod che sta nel cluster Kubernetes. Andiamo a vedere lo snail, nginx. Abbiamo un pochino di variabili d'ambiente montate di default, e in questo caso siamo all'interno del cluster. Usciamo e nuovamente nel terminale locale. Possiamo cancellare il pod nginx. Per rapidità metto il force, perché altrimenti potrebbe essere un po' lento, per via appunto delle operazioni di shutdown di tipo graceful. Ovviamente il pod, ok, può essere creato non solo in maniera imperativa, ma anche in maniera dichiarativa. Che cosa significa? Andiamo quindi a ricrearci il nostro pod nginx, in questo caso facendo un dry run. Quindi il comando non viene eseguito sul nostro cluster Kubernetes, ma solamente in locale. Vogliamo un output YAML, la definizione YAML del nostro pod, e andiamo a dire, metticelo in un file pod.yaml. Questa è la definizione che è stata generata. Qua abbiamo la definizione di base di un pod che posso utilizzare come scheletro. Anche questo utilissimo nella certificazione CCAD, perché sarà possibile utilizzare chiaramente solamente il terminale dentro il browser, dentro Google Chrome, e l'editor di testo VI oppure Nano. Ok, quindi generalmente ci si genera lo scheletro in questa maniera e poi eventualmente si adatta o si estende. Quindi a questo punto, in maniera dichiarativa, che cosa significa? Non ho nessun pod nel nostro namespace. Vogliamo quindi applicare la definizione YAML. Andiamo ad applicare il file che abbiamo appena generato, kapply pod.yaml, pod created. Quindi se io faccio kget pod, andrò a vedere nuovamente nginx running, in questo caso da 5 secondi. Ok, possiamo cancellarcelo. Abbiamo visto quindi in questo caso pod e namespaces. Andiamo a vedere le label.
per effettuare, quindi per poter filtrare i nostri pod. Andiamo quindi a generare un pod che chiamiamo Nginx 1, anche in questo caso con l'immagine Nginx, ok? E andiamo a dargli delle label, ad esempio key app value v1. Andiamo a generare un altro pod con app v2, ok? Con un nome diverso. In questo caso avremo due pod nel namespace crafters. Eccoli qua, 1 e 2. Ora vogliamo, abbiamo detto, filtrare, raggruppare i pod. Quindi potrò andare a fare kubectl get pod meno l app. Ad esempio, voglio solamente il pod versione v1. Ok? Perché magari, ad esempio, questo posso, in questo momento potrei simulare un deployment magari avanzato di tipo blue-green. Ok? Quindi un service è il service che viene adattato per effettuare quindi lo switch da una versione a un'altra. Possiamo anche fare, ad esempio, kubectl get pod, voglio solamente la versione v2. Eccola qua. Abbiamo solamente il pod taggato con la versione v2. Ovviamente possiamo vedere anche tutte le label associate ai nostri pod nel namespace crafters. E in questo caso vediamo i due pod, 1 e 2, con la colonna labels. App v1, app v2. Ok, andiamo a ripulire nuovamente il cluster, quindi dal pod 1 e 2. Ora avrei, eccolo. In questo caso, che cosa possiamo andare a fare? Possiamo passare, questa è anche la scaletta che seguo, alla parte quindi di creazione di un deployment. Ora, per motivi di tempo, facciamo il copy-paste di questo comando. Ok, in questo caso che cosa vogliamo fare? Vogliamo creare un deployment, quindi un gruppo di pod, anche in questo caso Nginx. L'immagine sarà Nginx 1.19.0, tre repliche, ok? E in questo caso, ugualmente, vado a non eseguire il comando sul cluster, me ne genero una definizione YAML e lo vado a mandare come output in un file deploy.yaml. Ecco il nostro file. In questo caso abbiamo quindi un deployment, ok? Lo vediamo dall'oggetto di tipo kind, API version apps v1, ok? Ha dei metadati, quindi ad esempio una label di default, app nginx, e delle spec, delle specifiche. In questo caso abbiamo tre repliche. Abbiamo un selettore, okay? Il selettore di label, okay? Che va a capire quali pod appartengono a questo deployment, a come? Attraverso questa label. App va a cercare, così come abbiamo fatto precedentemente noi, che andavamo a cercare i pod v1 e i pod v2 con la kubectl. Allo stesso modo qua abbiamo app nginx, quindi il deployment capisce in questa maniera quali pod appartengono al deployment. E infatti cosa succede poi? Abbiamo un template di un pod e nel template, che è esattamente la definizione del pod come abbiamo definito prima, abbiamo dei metadati e guarda caso avremo la label app nginx. Abbiamo detto il pod è un gruppo di uno o più container e in questo caso vediamo l'immagine Nginx 1.19.0. Un'altra cosa, il campo strategy. Il campo strategy si riferisce appunto alla strategia di deployment che abbiamo menzionato nella parte teorica, quindi rolling update oppure recreate. In questo caso non c'è nulla. Quindi viene utilizzato il valore di default, quindi rolling update. Andiamo ad applicare questa definizione al nostro cluster. Ok, andiamo a vedere i pod. I container sono in fase di creazione. Andiamo a vedere nuovamente. I container sono in funzione. Ora andiamo ad aprire un tab, un altro tab. Ok. E in questo tab andiamo a metterci un watch, ok? Sulla kubectl, così, get pod.
In questo caso, in questo tab, che cosa stiamo facendo? Ogni secondo, quindi andiamo a vedere i pod che ci sono nel nostro namespace crafters. E in questo caso abbiamo detto tre repliche, quindi pod 1, 2 e 3. Torniamo indietro al tab numero 1. Eccolo. In questo caso, che cosa voglio fare? Abbiamo detto arriva il Black Friday e vogliamo scalare il nostro applicativo a 10 repliche. Quindi kscale deployment. Ok, il deployment si chiamava Nginx. Quante repliche? 10. Adesso cosa andrò a fare? Andrò a applicare questo comando, che sarà totalmente equivalente, ovviamente, a modificare la definizione YAML precedente e ad applicarla al cluster. In questo caso stiamo utilizzando un po' entrambe le versioni per la demo. Vado quindi ad eseguire questo comando e vado a switchare in maniera molto rapida al tab con il comando watch. Applico e qua nel giro di qualche secondo andremo a vedere che Kubernetes piano piano tenta di convergere alla situazione, chiaramente allo stato desiderato. Ok, torniamo indietro qua. E scaliamo nuovamente le repliche a 3, perché il Black Friday è finito. E qua che cosa succederà? Nel giro di qualche secondo, nuovamente, verranno terminati i pod. Ok? E se notate, vengono terminati proprio i pod che sono stati fatti partire per ultimi. Questo perché? Perché la politica di termination funziona, diciamo, uno dei parametri è proprio quindi la durata, il campo age del pod. Chiaramente un pod che sta in piedi per un lungo periodo è più probabile che abbia, diciamo, che sia stabile, oppure che abbia già superato la fase di warm-up. Questa, la fase di warm-up la conoscerà bene chi ha lavorato di più, come me, quindi con la Java Virtual Machine. Ok. Abbiamo visto quindi lo scaling. Adesso proviamo ad effettuare il deployment di una nuova versione del nostro applicativo. Quindi ci apriamo il nostro file, il nostro deployment. E in questo caso andiamo nel campo image, ok? E andiamo a rilasciare il nuovo applicativo con la versione, ad esempio, aggiornata. Quindi abbiamo nel caso, ad esempio, di un nostro microservizio, dei bug fixes. In questo caso, quindi, posso andare a applicare nuovamente la definizione YAML. Che cosa succederà? Adesso io applicherò questa definizione e andrò a switchare di nuovo, quindi mi sposto nel tab. Quello con il comando watch. In questo caso andremo a vedere il rilascio graduale dell'applicativo che andrà a spegnere i pod precedenti, uno a uno in questo caso, essendo di default, e ad accendere i pod della nuova versione. Quindi applichiamo, facciamo lo switch e piano piano vediamo container creating, terminating, piano piano andrà in questa maniera a convergere verso lo stato desiderato. Quindi nel giro di qualche secondo vedremo solamente i pod versione 1.19.6. Ok, questo abbiamo detto oggetto di tipo deployment va a creare come oggetto sottostante in realtà un replica set. Quindi in questo caso, come nelle slide, abbiamo due replica set. Il replica set iniziale, quello precedente, che conteneva i pod, i tre pod versione 1.19.0, scalato a zero, ovviamente, e la versione Nginx, ok, nuova, che infatti ha un age di 31 secondi, scalata a 3. Questo poi sarà possibile da vedere anche nel key rollout history, ok, del nostro caro e vecchio deployment Nginx, e vedremo due revision. In questo caso non è stata popolata la change cause perché non ho specificato esplicitamente di farlo. Possiamo vedere anche, diciamo, informazioni aggiuntive relativamente, che so, alla revision 1 o alla revision 2, in questo caso revision 2. Vediamo quindi che la nostra versione è la versione 1.19.6. Se invece andiamo a fare quindi la rollout history sul deployment Nginx, ma come revision 1, la prima, andremo a vedere appunto che era
un deployment versione 1.19.0. Ora, se io volessi fare un rollback, andrei a fare quindi k rollout undo, ok, del deployment nginx. E in questo caso verrà effettuato un rollback. Come vedete, adesso tornerà alla versione 1.19.0, sempre in maniera graduale, ma in questo caso chiaramente al contrario. Ok, quindi anche questo è andato. Possiamo cancellare quindi il nostro deployment per fare poi l'ultima demo pratica. L'ultima demo pratica su che cosa sarà? Sarà quindi sul concetto di service, quindi sul concetto di bilanciatore virtuale, ok? Davanti a un gruppo di pod. Ora, per motivi chiaramente didattici, io ho scelto un applicativo particolare che viene utilizzato anche nella certificazione CCAD. Andiamo quindi a creare un deployment che chiameremo Simple App. Va a utilizzare che cosa? Va a utilizzare l'immagine che si chiama appunto Simple App, che non è altro che un classico web server, ok? Che risponde alla chiamata con il suo hostname. Ci servirà perché? Per far vedere, insomma, il bilanciamento in maniera pratica. Quindi andremo a vedere l'hostname del pod chiaramente cambierà. Andiamo a creare quindi un deployment con tre repliche. Applicativo Simple App. Andiamo a vedere i pod. Ok, sta partendo. La Simple App con replica 1, 2 e 3. Ok, sta girando. A questo punto possiamo andare a esporre il nostro deployment. Ok, il deployment Simple App sulla porta 8080. Target port, quindi dei pod, era sempre 8080. Siamo andati a creare il nostro bilanciatore virtuale. Infatti, se faccio kgetService oppure kgetSVC, andiamo a vedere Simple App, il nostro service con un indirizzo IP virtuale evidenziato qua. Teniamo presente che il nostro service avrà anche un nome DNS associato. Chiaramente il service ha la sua rappresentazione YAML, come tutti gli oggetti Kubernetes, e qua ne andiamo a vedere la definizione YAML. Quello che ci interessa a noi è questa parte che, eccola qua, la parte evidenziata. Quindi la parte sostanzialmente delle specifiche, ok? Quella è la definizione YAML di un service. Vogliamo testarne il funzionamento, ok? Facciamo partire un pod di, diciamo, helper, il classico BusyBox. Ok, lo rimuoviamo quando abbiamo finito. Andiamo a agganciarci in maniera interattiva. Non lo facciamo restartare. E apriamo una shell. In questo momento, quindi, andremo a loggarci all'interno di un pod di, diciamo, BusyBox, che è un pod di, generalmente, di per motivi chiaramente di demo, di troubleshooting, ed è molto utilizzato. In questo caso, chiaramente, andremo a vedere che cosa. Facendo quindi kubectl get pod nell'altro tab, vediamo il nostro pod BusyBox nel quale siamo loggati, nell'altro tab, e chiaramente il nostro applicativo abbiamo detto che abbiamo lanciato Simple App con tre repliche. Torniamo al tab precedente. E andiamo ad effettuarci un wget. Andiamo a far vedere anche l'output. Abbiamo detto il service ha un nome DNS associato, si chiamava Simple App, e lo contattiamo sulla porta 8080. Come vedete, ci ha risposto hello con l'hostname del pod. Ok, TN9JQ. Andiamo nuovamente. Come vedete, ora l'hostname è diverso. Quindi C6BJH. Quindi possiamo vedere che il service sta funzionando perché noi stiamo andando a contattare il service, il cui indirizzo IP viene risolto con il DNS interno. Il service andrà poi a bilanciare sui tre pod che noi avevamo qua, quindi su 1, 2 e 3. Ok, questo conclude quindi la nostra demo pratica. Ok. Quindi qua,
un piccolo, diciamo, un recap, quindi un piccolo sommario di che cosa abbiamo visto oggi. Quindi inizialmente abbiamo visto il concetto di cluster, ok? Di cluster Kubernetes e la sua architettura. Abbiamo visto poi concetti sia dal punto di vista teorico che chiaramente da un pochino dal punto di vista pratico. Abbiamo visto i pod, quindi l'unità di scheduling, i namespace per partizionare il cluster, come raggruppare e cercare i pod con labels e selectors, il deployment, quindi e le varie strategie di deployment, e il nostro bilanciatore virtuale. Ora, per concludere almeno la parte delle slide e poi avviarci, diciamo, alla parte delle domande, ci tengo a precisare una cosa. Kubernetes, diciamo, è sostanzialmente un sistema che sta avendo un sacco di successo, a mio avviso fantastico, un po' complesso probabilmente, dopo, diciamo, imparate queste parti iniziali. In ogni caso, un sistema sostanzialmente molto rivoluzionario. Ora, è un sistema sì rivoluzionario, ma a mio avviso non bisogna dimenticare una cosa, che sostanzialmente nessuna tecnologia, a mio avviso, è una tecnologia cosiddetta silver bullet, quindi una tecnologia che può risolvere tutti i problemi. Cioè, facendo consulenza per diversi progetti, sia in Italia che all'estero, capita di vedere, come immagino anche per voi, che si pensi che utilizzando un determinato framework, una determinata tecnologia, si risolveranno tutti i problemi. Non è sempre così, ovviamente. Questo perché? Perché secondo me i problemi principali, quelli che ho visto per la mia esperienza, sono generalmente problemi di tipo umano. Poi arrivano i problemi di tipo tecnologico. E i problemi, quindi, secondo me, di tipo umano, come si possono cercare di risolvere? Sicuramente empatia per le persone e cercare di comunicare in maniera onesta, aperta con tutti. Questo è sicuramente importantissimo, secondo me. No, non smettere mai di imparare, avere sempre voglia e curiosità di conoscere robe nuove e di condividere questa conoscenza con gli altri. Questo secondo me è fondamentale. Io stesso cerco di farlo, non sono l'esperto numero uno né in Italia, né chiaramente né tantomeno al mondo di Kubernetes, c'è tanta gente più brava di me, però è necessario secondo me fare appunto la community, quindi condividere le proprie esperienze e le proprie conoscenze. Quindi, ok. Con questo, diciamo, concludiamo questa parte. Vi ringrazio. Chiaramente mi potete aggiungere anche su LinkedIn o sono anche su Twitter. Per chi volesse le slide, il link è sempre questo, quindi bit.ly/soft-crafters/slides. E un'ultima cosa, per chi se lo fosse perso, può fare nuovamente la foto al codice che porta al form, diciamo, di registrazione dei voucher che vi invierò in serata, quindi al massimo domani mattina, al vostro indirizzo email, con il quale avrete uno sconto dell'80% sul corso Udemy. Ok, basta con la parte noiosa. Questo conclude la presentazione, diciamo, con le slide. Va bene Paolo, allora direi che possiamo procedere a rispondere alle domande, insomma, quelle che sono arrivate. Sì. Condivido lo schermo io. Ok. Ok, sono arrivate 8 domande. Anticipo una cosa. Scusa Paolo, cerchiamo di andare un po' veloci nel rispondere, ma se per caso non ci stiamo con i tempi, le domande che avanzano te le invio via email. Se tu mi puoi rispondere in maniera testuale, poi io faccio un give back alla community con le risposte alle domande rimaste. Sei d'accordo? Certo, Ok, benissimo. dai, allora partiamo con la prima. Quindi, quanto tempo ci hai messo per diventare autonomo con Kubernetes? Intendo, quante volte hai sbattuto la testa prima di capire di comprarti un casco? Allora, qua non si vede, ma io in realtà il casco lo indosso ancora, perché sbatto ancora la testa. Diciamo che sostanzialmente, a parte questo, quindi sicuramente ci sono sempre concetti nuovi, anche perché ci sono nuove versioni, nuovi concetti. Quindi la testa non la sbatteremo sempre, secondo me. Però, insomma, un livello di base di autonomia penso di fosse
mesetto circa, diciamo, studiando un pochino in autonomia. Ok, quindi. No, Andiamo, esatto. sì, andiamo alla prossima. Ecco. Quali container usi al posto di Docker? La migrazione è complessa. Allora, i container runtime, quindi il runtime installato sul sistema operativo che fa girare i container, ok? Possono essere, generalmente adesso sono container D, Cryo. Molti anche nei talk precedenti erano spaventati da questo concetto. Questo perché? Perché in maniera erronea, diciamo, si pensa che il fatto che Docker sia deprecato, no, si pensa che chiaramente non si possa più utilizzare in locale, fare Docker build, Docker run o cosa succede nella CI/CD. In realtà per lo sviluppatore è praticamente trasparente. Chi avrà magari qualche problemino saranno gli amministratori del cluster Kubernetes, soprattutto se è una soluzione totalmente gestita, perché dovranno fare chiaramente il cambio del runtime sottostante. Ora, tenete presente che uno, Docker comunque utilizza containerd, quindi Docker è una realtà, uno stack applicativo al di sopra del runtime containerd, ok? Quindi, mentre containerd è semplicemente lo scheletro che ci fa girare il container. Quindi containerd in realtà noi l'abbiamo sempre usato, ma non lo sapevamo. Per chi utilizzasse OpenShift, in realtà deve pensare che ormai non utilizza Docker già da tanto, perché OpenShift è basato su Cryo. Quindi la migrazione, dico, è complessa, sì, un po' per chi gestisce i cluster e chi ce li ha chiaramente gestiti in casa. Per lo sviluppatore non ci sono grandi differenze. Cosa ne pensi? Soluzioni fast tipo Nimble. Sono veramente la next big thing? O tanta gente rimarrà su Kubernetes crudo? Allora, questa è una domanda molto interessante ugualmente. Allora, diciamo io non conosco alla perfezione Nimbella, ho un'idea più o meno di che cosa faccia. Secondo me quello in molti contesti diventerà il futuro. Magari non lo so, magari non necessariamente Nimbella, o forse sì, chi lo sa. Però sicuramente, a mio avviso, Kubernetes sarà destinato, tra virgolette, a scomparire. Cioè nel senso che Kubernetes sarà un concetto per chi gestisce la piattaforma, ok? Che potrà essere cloud provider, potrà essere quindi Amazon, che potrà essere Google, che potrà essere Microsoft, oppure un'altra piattaforma, ok? Per chi usa OpenShift potrà essere un OpenShift gestito, Nimbella. Si tenderà, secondo me, sempre di più ad avere un qualcosa, insomma, che sia trasparente. Quindi, secondo me, sono un'ottima idea questo tipo di piattaforme, perché Kubernetes chiaramente è complesso. Quindi non tutti gli sviluppatori vogliono o devono occuparsi della complessità sottostante. OpenWhisk, allora non l'ho utilizzato. Ho utilizzato però qualcosa di equivalente, quindi Knative, per l'esecuzione di funzioni all'interno di un cluster Kubernetes. Secondo me è molto interessante anche questo, perché chiaramente ci permette di portare i concetti, chiaramente da chi ha un po' quello che inizialmente erano magari le lambda in AWS, portarle anche a livello di Kubernetes sostanzialmente. Appunto, come alternativa io ho utilizzato Knative. Bene, Paolo, se sei d'accordo farei l'ultima domanda e poi le restanti te le invio in differita. Ok. Nello schema iniziale, users, master node. Come users si intendono i sysadmin, siccome i master node gestiscono il cluster. Allora, non, sicuramente i system administrators sono gli utenti che utilizzano l'API del nostro cluster, ma non solo. Ci saranno, chiaramente loro avranno accesso se è un cluster gestito, se è un cluster non gestito, ma in realtà anche in quello gestito avranno accesso anche ai nodi fisici sottostanti, ma ovviamente non sono gli unici, ovviamente non tutti gli utenti avranno gli stessi permessi, non tutti gli utenti avranno gli stessi diritti di fare tutto. Chiaramente ci potranno interagire anche gli sviluppatori e secondo me è una cosa che va bene,
soprattutto sugli ambienti di test, di staging. Quello che io in realtà farei, blinderei la mia, diciamo, il mio parere, quindi la mia opinione, è di cercare di blindare i cluster di prod, nel senso che nessuno deve accedere senza l'automazione ai cluster di prod. Quindi, secondo me, nemmeno il sysadmin. Quello è un po' particolare. Va bene, Paolo, come dicevo, le altre domande te le lascerò via email. Ti ringrazio per questo bellissimo talk e la demo veramente fatta bene. Ha funzionato tutto, incredibile. Di solito. Anche sì, generalmente c'è sempre qualcosa che non va. Esatto.